Ciao a tutti e ben ritrovati con questa nuova recensione. Oggi andiamo a vedere una penna elettronica della Ciscol, utilizzabile per tablet, smartphone e PC senza aver bisogno di alcuna connessione. La penna arriva in una confezione bianca molto elegante, peccato che si sporchi molto facilmente. All'interno della confezione troviamo un bel po' di oggettini, compresa ovviamente la penna. Infatti troviamo bigliettino di ringraziamento dell'azienda e un foglietto con istruzioni rapide di utilizzo della penna. Un laccetto elastico attaccabile al tablet o allo smartphone tramite il jack delle cuffie e poi al tappeto copribatteria. Un cavetto USB micro USB per la ricarica della penna, un astuccetto in simil pelle nera per conservare la penna e portarla sempre con sé, in quanto sul retro è presente un adesivo per poterlo attaccare, per esempio sul retro del PC. Un tappeto copribatteria di ricambio con aggancio per il laccetto elastico. E infine, ovviamente, la penna. La penna è molto elegante, fatta totalmente di plastica nera ed una punta in rame con una molla che permette di far rientrare la punta nel caso si facesse troppa pressione sul display. Nella parte superiore troviamo il tappeto svitabile che nasconde l'ingresso micro USB per la ricarica della penna e che ospita una batteria che può durare fino a 12 ore. Lungo il corpo della penna invece troviamo un semplice tasto che ci permette di accendere e spegnere la penna semplicemente con un clic. Sotto al tasto è presente un LED colorato che ci indicherà l'avvenuta accensione della penna e lo stato residuo della batteria. Come potete vedere nel video, io la utilizzo principalmente con il mio 2 in 1 e funziona davvero molto bene, anche se a volte quando bisogna premere qualche tasto un po' più piccolo, ecco, non diventa proprio molto precisa, ma comunque utilizzabile senza alcun problema. La penna si può utilizzare anche con lo smartphone e se vogliamo, oltre ad interagire con applicazioni e cartelle, possiamo anche scrivere a mano libera e prendere appunti, anche se ovviamente non ha niente a che vedere, per esempio, con un S Pen. Beh, che altro dire? Una penna elettronica direi ottima per il costo irrisorio che ha. È un po' pesante ma ben equilibrata, non precisissima, ma per quello che devo farci io direi che va più che bene. Vi ricordo che in descrizione potete trovare il link al prodotto su Amazon. Trovate anche i link a tutti i nostri social a cui vi invitiamo a mettere mi piace per restare aggiornati sulle nostre pubblicazioni. Ovviamente se il video vi è piaciuto lasciate un bel like ed un commento. Un saluto da Fabio e vi do appuntamento al prossimo video.